lunedì sono partito, ma poi non partire ancora per la cassetta. Amici di Presport, benvenuti alla Pala Gems di Tor di Quinto. Ricomincia il campionato di prima divisione nazionale Serie A di pallamano Lazio Conversano. Tanti volti nuovi nelle aquile biancocelesti con obiettivi rinnovati di playoff dopo la salvezza raggiunta l'anno scorso. Abbiamo anche chi ci segue in diretta sulla pagina Facebook di Play Sport in streaming. Andiamo a leggere le formazioni dunque delle due squadre. Cominciamo dalla Lazio, che schiera tre portieri: Corvino con il numero 1, con il numero 16 Dovere, con il 12 Giunta, poi Pannelli con il 7, 8 il capitano Paolone, 10 Langiano, 14 Cinci, 6 Menna, 5 Di Marcello, 11 Di Sabatino, 15 Corrado, 19 La Monica, 17 Mastro Dascio, 15 Giorgio. Come sempre la leggenda della pallamano biancoceleste Pino Langiano. Avrete sentito tanti nomi nuovi, poi piano piano andremo a conoscere meglio. Intanto andiamo a leggere anche la formazione del Conversano, con il 16 Ignazzi, il 15 D'Alessandro, l'11 Di Maggio, il 22 il capitano Fantasia, 23 Lupo, 3 Martino, 2 Mario Orecchia, 14 Sergio Orecchia, con il 5 Vicenti, 9 Vitto, 13 Carzo, 32 Spinozza, 4 Gian Andrea, 1 Di Cara. Il tecnico è Alessandro Fino, fino all'anno scorso giocatore, da oggi, da quest'anno, sulla panchina della squadra pugliese. Arbitrano l'incontro i signori Cozzola e Manca. È quasi tutto pronto per l'avvio del match. La Lazio attaccherà da sinistra verso destra. Come detto, tanti nomi nuovi, anche un ritorno, quello del portiere Corvino, dopo l'esperienza in Portogallo nel Setúbal, è tornato nella Lazio con il doppio ruolo di giocatore e preparatore atletico. Poi è arrivato anche il portiere Dalfondi con il numero 12. Importante l'acquisto di Menna con il 6.
È stato osservato un minuto di silenzio, vi stavo elencando i nuovi acquisti, era arrivato a Ammenna che arriva dalla città Sant'Angelo. Intanto, prima di continuare, l'elenco dei nuovi acquisti, tutti marcati Simone Langiano, che da quest'anno funge anche da direttore sportivo. Entriamo in cronaca, sono passati 20 secondi, il primo della squadra bianco-celeste. Proprio con Menna che realizza il gol dell'1-0. Grande attacco della Lazio, primo attacco, primo gol della squadra bianco-celeste, che come vi dicevo in sede di commento è rinnovata sia negli uomini sia nelle ambizioni. L'anno scorso ha raggiunto una salvezza abbastanza risicata, invece quest'anno punta ai playoff scudetto. Il gol appunto di Menna, adesso la Lazio deve difendere da questo attacco pugliese, ma c'è un fischio, nuovo possesso per la Lazio che ricomincia dal portiere Corvino. Chiama palla il centrale Di Marcello, giocatore nell'orbita della nazionale azzurra, arriva dall'Ambra. Ecco i due nuovi acquisti che scambiano il pallone, Menna e Di Marcello, e poi il serbo Djordjevic, arrivato dal Teramo. Sono loro che orchestrano l'azione. Eccolo qua, Djordjevic pensa al tiro, poi lo scarico sul capitano Fabio Paolone. Lui una certezza della Lazio, palla a mano, una vecchia gloria, fa parte dei senatori. Intanto qui l'arbitro sbaglia cartellino giallo, aveva stato un cartellino bianco, cartellino giallo per un giocatore del Conversano. Ricomincia l'azione, ancora Djordjevic cerca di liberarsi, attira addirittura tre uomini e conquista un altro tiro di punizione. Djordjevic lascia il pallone a Pannelli, poi ancora Lazio con Di Marcello, Djordjevic si libera di un uomo, poi tira rete, ma prima c'è stato un fallo. Ancora tiro di 9 metri con la Lazio che attacca dalla destra, Djordjevic, buono lo scarico su Di Marcello, però ancora un fischio dell'arbitro, fa ripartire il Conversano, manovra veloce, il tiro, il palo di Di Maggio, e poi è arrivato il pareggio del Conversano a firma di Sergio Recchia. Anche il Conversano ha cambiato molto quest'anno, una forza tradizionale di questo campionato, anche uno scudetto vinto nel 2020. L'anno scorso ha terminato il girone al secondo posto, eliminato dal Pressano ai playoff. Qui un gol annullato intanto della Lazio, mentre quest'anno il Conversano è una squadra ricca di giovani, e questo è adesso il gol della Lazio con Menna. Doppietta di Menna, la Lazio nuovamente in vantaggio 2-1. Che bello vedere la squadra di Pino Langiano lottare alla grande contro una corazzata come il Conversano. E siamo sul punteggio di 2-1, sono trascorsi i primi 3 minuti e mezzo della partita. Buon avvio della Lazio, adesso tutti in difesa per questo attacco del Conversano, ancora con Di Maggio che scambia con Mario Recchia. Di Maggio poi cerca di inconearsi il numero 23, Lupo, fermato da Pannelli, 9 metri per il Conversano. Eccolo Lupo per Di Maggio, lo va a pressare Di Marcello, e 9 metri per il Conversano che ricomincia da Di Maggio. Lupo poi lo scambia con Recchia, Lupo, attenta difesa della Lazio a pressare dai 9 metri. Ecco Pannelli che esce dai blocchi. Di Maggio perde la sfera e c'è un cartellino giallo a Pannelli, autore di un fallo a palla lontana. La Lazio però ricomincia con il possesso palla. Intanto entra il numero 15 per il Conversano, D'Alessandro. Ora Lazio che manovra da sinistra destra, la sfera per Djordjevic, si fa vedere Di Sabatino, anche lui è un nuovo volto, arriva da Monteprandone dalla 2, eccolo qui Di Sabatino, esce dai blocchi Djordjevic, Menna trova il capitano Paolone sulla sinistra che però fa
infrazione e dunque gol annullato. Riparte velocemente il Conversano di Tarrafino in maglia bianca con i bordi rossi. Ancora un fallo commesso da Pannelli. Punizione per il Conversano. Ricchia. Lupo. Ancora Lupo. Cerca di aumentare la velocità della propria azione del Conversano. Ora con Lupo. Esce dai blocchi. Pannelli. Poi c'è l'errore sotto porta del capitano Fantasia. Quindi palla a Corvino. Di Marcello Djordjevic. Subito la conclusione da distanza siderale di Djordjevic, che dimostra tutta la propria tenacia. 34 anni per Djordjevic. Una carriera con il Città Sant'Angelo 10 anni fa, poi anche Sassari e Bressanone. Ultima esperienza nel Teramo e adesso nella Lazio, che vuole stupire quest'anno nel campionato di Serie A prima divisione, dopo la salvezza ottenuta l'anno scorso. Quindi Menna, Di Marcello, esce Paolone dei blocchi. Quindi Menna si incunea alla conclusione alta, però è disturbato, c'è cartellino giallo per il numero 23 Lupo. Ed è tiro di rigore per la Lazio. È già pronto Djordjevic. Ci sono anche 2 minuti per il giocatore ammonito, quindi la Lazio che può giocare in superiorità numerica. Siamo arrivati al 6:33, il cronometro si è bloccato. La Lazio in vantaggio per 2-1, la doppietta di Salvatore Menna, uno dei nuovi acquisti arrivato dal Città Sant'Angelo. È pronto Djordjevic, la realizzazione dai 7 metri. Djordjevic contro Ignazzi. Si aspetta l'ok dell'arbitro, la finta di Djordjevic e la rete del 3-1. Ottimo l'avvio della Lazio, che realizza i primi 3 gol dell'incontro grazie ai 2 nuovi acquisti, Menna e Djordjevic. Un po' colpito il Conversano, che non si aspettava un avvio così veemente della squadra biancoceleste, però l'abbiamo detto e lo ripetiamo, la musica è cambiata con la Lazio completamente rinnovata nelle ambizioni, vuole assolutamente giocare un campionato di vertice per portare la palla a mano sempre più in alto nella capitale. E al contrario il Conversano, dopo essere stato sempre tra le squadre più temibili del campionato negli ultimi 10 anni, da quest'anno inizia un nuovo ciclo con tanti giovani. Intanto accorcia le distanze la squadra pugliese, 3-2, e qui occhio perché c'è un'infrazione dagli arbitri, quindi la Lazio può continuare a giocare ancora con Menna. Sulla sinistra per Paolone, guarda il posizionamento dei compagni, ancora Di Marcello, gira a destra per Djordjevic, scambiano i due, quindi di Sabatino, ancora Djordjevic, spazio per tirare, va da Menna con i piedi di Ignazzi, non è finita, Paolone! Fabio Paolone, la vecchia guardia che si unisce ai giovani, ai neo arrivati, 4-2, il gol di Fabio Paolone dopo i primi 3 realizzati da Menna per 2 da e da Djordjevic su tiro di rigore. 4-2 quindi per la Lazio. Sono trascorsi 8 minuti e 10 secondi di questo primo tempo. Comanda la squadra biancoceleste, comanda la Lazio di Pino Langiano davanti a un pubblico finalmente folto qui alla Palace Gems di Tor de Quinto in via del Baiardo. Ora è Conversano con Recchia, Di Maggio cerca di affrontare Pannelli, si chiude in vista da Lazio, la palla colpisce il palo, però c'è un fallo commesso e c'è di conseguenza anche il tiro di rigore per il Conversano, che prova a rifarsi sotto dei 7 metri. Pronto Di Maggio. Di Maggio contro Corvino, tornato dal Portogallo dopo l'esperienza nel Setobal. E qui la para Corvino in 2 tempi,
Grandissimo Matteo Corvino, classe 1985, che ha parato questo tiro di rigore in due tempi e esulta con un gesto sulla panchina bianco-celeste, dove c'è anche Biader, fermo per infortunio, tutti disponibili gli altri. Menna, Di Marcello, Giorgic, si fa vedere Pannelli, Di Marcello, Giorgic, prova ad andare al tiro, prova! E siamo 5-2! Giorgic, doppietta, Menna, doppietta e poi Fabio Pavolone, questi i marcatori biancocelesti, 5-2. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco, più 3 per la Lazio, massimo vantaggio per la squadra di Pino Langiano. Affrontato da uomini, poi Lupo, la risposta ancora di Corvino, infrazione di Lupo, punizione per la Lazio, Corvino che ha il pallone, ma Giorgevic va a battere velocemente, riceve palla Giorgevic da Di Marcello, ma c'è time out perché vediamo un po'. Sì, operazioni di polizia del perché di via del Baiardo. E il gioco si ferma al decimo minuto di gioco. Grandi emozioni a Torre di Quinto con la Lazio in vantaggio per 5-2. Si può ricominciare adesso. Parlottano Giorgic e Pannelli. Stanno studiando uno schema. Pannelli appoggerà per Giorgic e quindi Di Marcello. Menna sulla sinistra. Di Marcello, adesso andiamo sulla corsia di destra. Manovrano in orizzontale. I giocatori da Lazio prova ad aumentare velocità qui. Menna, lo scambio discusso con Giorgic, ancora Menna, prova il tiro, fermato in maniera fallosa e c'è un nuovo cartellino giallo mostrato a 15 da Alessandro. Fischiato il blocco, punizione da 9 metri, linea tratteggiata. Ancora operazioni di polizia del campo e abbiamo... anzi, stiamo conoscendo un po' la nuova Lazio con la formazione iniziale che vede Corvino in porta e poi Giorgevic, Menna, Di Sabatino, Pannelli, Paolone e Di Marcello in campo. Questa qui è la nuova Lazio 2013-2014, non ci scordiamo. Simone Longiano, Biader, oggi indisponibile. Una rosa finalmente completa e intanto ancora Giorgic per il 6-2. Sentiamo anche il pubblico entusiasta di questo grande avvio dopo qualche sconfitta di troppo dell'anno scorso. La Lazio finalmente è all'altezza di questo campionato. 6-2, undicesimo minuto, più 4 per la Lazio che aumenta costantemente il proprio vantaggio. Recchia, Di Maggio, ancora Recchia, Menna e Di Marcello a fare da muro, Lupo cerca di conearsi e il fallo è di Di Marcello, punizione per il Conversano. Lupo, Andrea Recchi ha affrontato la Pannelli, ancora Lupo, si chiude la difesa, perde il pallone, Di Maggio parte in contropiede della Lazio con Di Sabatino, Di Sabatino il tiro, la rete di Sabatino. Segnano tutti i nuovi acquisti biancocelesti targati Simone Langiano, gli applausi del pubblico, gli applausi della squadra, gli applausi della panchina, 11 minuti e 46 secondi, il primo time out della partita, più 5 Lazio, 7-2 il punteggio. Grande avvio della Lazio che questi primi 12 minuti sta mettendo alle corte il Conversano che l'anno scorso ha terminato al secondo posto il girone C, il girone centro meridionale, passeggiando qui al palazzetto di Tor di Quinto proprio contro la Lazio, ma da questo campionato è tutta un'altra storia, con grandi ambizioni la squadra bianco celeste che vuole stupire tutti. Le premesse sono sicuramente buone, lo aveva detto Pino Langiano,
seguiteci perché quest'anno siamo forti, siamo curiosi di vederci all'opera nel primo impegno ufficiale contro una grande corazzata come la squadra pugliese. E fino a questo momento i risultati sono arrivati, ma già nel corso del precampionato si erano visti dei miglioramenti. Anche nella sconfitta contro il Fondi, la Lazio c'è, la Lazio vuole giocarsela con tutti. Ha iniziato questo torneo alla grande, anche se stiamo ancora commentando il primo tempo della prima partita. L'entusiasmo è veramente alle stelle perché la Lazio sta disintegrando una delle corazzate più forti della pallamano nazionale, ovvero il Conversano, negli ultimi 10 anni sempre nell'elite a dar fastidio agli squadroni del nord come Bressano, Bressanone e Bolzano. Grande blocco di Pannelli, regolare, rimessa laterale in zona d'attacco per il Conversano che deve recuperare 5 gol. Lupo, Di Maggio, affrontato di Marcello, ancora Corvino, la terza contro, ma attenzione qui al pallonetto vincente in seconda battuta di Vitto con la maglia numero 9. Siamo 7-3. Pannelli, Di Marcello, Menna, ancora Di Marcello. Lenta l'azione della Lazio che vuole rifletterci su, avanti di 4 gol, non ha fretta. Menna va dal centrale di Marcello, poi attenzione perché Giorgic va troppo leggero su questo pallone e lo perde. Allora scatta il contropiede pugliese con Recchia per il Lupo, poi arriva l'altro Recchia Andrea, e questo time out ha fatto bene al Conversano che ha realizzato 2 gol, break di 2-0, 7-4 il parziale. Di Marcello parla con Corvino, ma siamo già nella tre quarti pugliese. Pallone Menna, la batteria di sinistra della Lazio che adesso va sulla destra da Giorgio, Di Marcello, il volante della squadra, ancora Menna che sfrutta il blocco di Pannelli, blocco vincente, punizione per la Lazio. Menna, Giorgiovic, testa bassa, tiro con il rimbalzo, va alto, però c'è ancora un fallo fischiato dall'arbitro Cozzola. Occhio perché ci sono proteste dalla panchina, vediamo un po', cartellino giallo al capitano Fantasia in panchina per proteste, sta dicendo all'arbitro, ha ammonito il 22 per eccessive proteste. Tiro di punizione per Lazio, 13 minuti e 43 secondi, siamo quasi a metà primo tempo. Pronto per il tiro di punizione, va da Giorgic, scambiano i due nuovi acquisti da Lazio, Menna, l'altro arrivo dal Città Sant'Angelo, va sulla sinistra per Paolone, il ruolo di alla sinistra di Marcello, la conclusione, il palo, peccato, grande conclusione di Marcello. Riparte il Conversano in contropiede con Recchia, Lupo, ancora il grande intervento di Corvino, forse questa è la parata più difficile, salutata da una grande ovazione. Menna, e adesso si scalda con Ignazzi che risponde a Corvino, mano tesa quella di Ignazzi che dice no al giocatore biancoceleste. Grande spettacolo a Tor de Quinto al Pala Gems, la grande palla a mano è soltanto su Play Sport. E ancora un saluto doveroso a chi ci segue in streaming sulla pagina Facebook di Play Sport che si sta godendo una gran partita. Ora il blocco biancoceleste, tiro da 9 metri per Conversano. Di Maggio, ancora Di Maggio, qui esce dai blocchi Menna che va a prendere Lupo, punizione per il Conversano. Di Maggio lo va a prendere Di Marcello, scambio per Lupo, c'è Di Menna, pressing molto intenso della Lazio, cartellino giallo per Menna. 9 metri per il Conversano. Lupo, Di Maggio, Di Maggio, rincuore di Marcello, e questa volta non la può Corvino. Siamo 7-5. Occhio perché il Conversano torna
in partita. Break di 3-0 dopo il primo time out. Paolone, Menna, bloccato irregolarmente Georgievic, chiede scusa Di Maggio, arriva Pannelli per il tiro di punizione, ecco Georgievic, Di Marcello, Paolone dall'ala sinistra, ah, invaso l'area di rigore e quindi gol annullato. Di Maggio cammina sulla linea tratteggiata di 9 metri, Menna strattona Recchia che si lamenta con l'arbitro, infatti ottiene un tiro di punizione Andrea Recchia. Siamo 7-5 per la Lazio quando siamo giunti al 16° minuto di gioco del primo tempo. Ora però un momento di sofferenza per la squadra biancoceleste che ha subito un break di 3-0, anzi di 4-0, da 7-2 a 7-6, gol di Di Maggio. Forse è tempo anche di un time out per Pino Langiano. Intanto Georgievic afferra la sfera, ha funzionato la marcatura di Andrea Recchia che predica calma. E allora dalla sinistra attacca la squadra pugliese biancorossa con Lupo, poi Di Maggio al centrale Andrea Recchia. 7-6 per la Lazio che ha visto sempre più diminuire il proprio vantaggio in questi ultimi minuti dopo il time out del Conversano. Lupo, Recchia, la finta di Recchia e arriva il 7 pari. 5 gol consecutivi del Conversano. La Lazio è andata un po' in confusione, però lo sappiamo, il Conversano è una grandissima squadra. E arriva, come prevedibile, il time out di Pino Langiano. Siamo giunti al minuto 17 e 29 secondi. Il cronometro si blocca in questo istante, 7-7 dunque il punteggio di questa bellissima partita tra Lazio e Conversano. Langiano dovrà chiarire un po' le idee ai suoi ragazzi che hanno sofferto questo secondo frammento di partita. Dovrà incoraggiare perché comunque hanno giocato un ottimo primo spezzone di gara, andando a infastidire una delle migliori squadre del nostro territorio nazionale, anche una delle due più pericolose di questo girone. Tra le big annoveriamo, oltre a Conversano, anche il Fasano, l'altra squadra pugliese, il Fondi, che è stata la sorpresa dello scorso. Siamo quasi pronti per ricominciare. Terminato anche il time out sponda Conversano, proprio sul gong. Rientra sul parquet di Tor de Quinto la squadra pugliese. Ricordiamo dunque minuto e punteggio 17 e 29 del primo tempo. 7 pari il punteggio con la Lazio che vuole tornare in attacco e a realizzare altri gol. È entrato intanto anche Corrado con la maglia numero 15 che dà un po' di riposo a Di Marcello e il time out. Fa bene anche la Lazio con il gol di Georgievic, il serbo Georgievic, 8-7. Sta trascinando la squadra. L'ala destra della Lazio, risponde il Conversano con il Lupo, Fantasia il capitano, poco fa richiamato dall'arbitro. Eccolo qui, Fantasia riceve il pallone, Corrado va a chiudere con un fallo il numero 3 del Conversano, Martino. E attento Corvino, un po' di proteste da panchina del Conversano, ma attacca la Lazio con Menna, Georgievic e il gol di Di Marcello in posizione di pivot. Fa 9-7 e ci sono due minuti di sospensione per il numero 15 D'Alessandro. Le proteste di Tarafino protesta, l'arbitro gli dice di stare zitto.
9-7, break contro break della Lazio, 2-0. Fantasia. 19 minuti sul cronometro, 9 Lazio, 7 Conversano più 2. Adesso Fantasia realizza il gol del 9-8, le urla dalla panchina. Partita sempre sul filo del rasoio. Intanto un po' di confusione in panchina per un cambio che alla fine non si è fatto. La Lazio ne approfitta e siamo sul 10-8. Torna alla rete anche Sebastiano Menna, arrivato dalla Città Sant'Angelo. Torna sul più 2 la Lazio, che si rischiera in difesa con Menna pronto a uscire dai blocchi. Intanto manovra orizzontalmente la squadra pugliese in maglia biancorossa. Fantasia, l'ultimo a mollare del Conversano, sempre a richiamare i suoi compagni all'attenzione. 9 metri, Conversano con Lupo, intercetta di Sabatino, rimessa laterale in zona attacco per i biancorossi. Finta e controfinta di Recchia, poi il muro di Corrado, di Marcello, Corrado, Giorgic con il 3 completamente strappato dalla maglia, Giorgevic, Paolo e sempre Fabio Paolone, doppietta anche per il capitano, 11-8. Interessante anche vedere Di Marcello nel ruolo di pivot, uscito Pannelli, Di Marcello lo sa sostituendo, centrale pivot Di Marcello, un vero e proprio jolly della squadra biancoceleste. 11-8 più 3. Di Maggio è entrato in campo, eccolo il cambio che non è stato effettuato pochi secondi fa. Fantasia, Di Maggio sull'altro out, si è spostato a destra dopo aver iniziato la partita a destra. Di Maggio, Fantasia, ancora il numero 11, ha caricato il destro che ha colpito la traversa, poi sulla spinta penso si sia fatto male al polso o al gomito, non riesco a vedere bene, la spalla, infortunio alla spalla dunque, che ha richiesto anche l'aiuto dei medici, si è sentito proprio il rumore fino alla nostra postazione dello scontro tra la spalla e il parquet. Siamo 11-8 per la Lazio. Il cronometro si è bloccato al minuto 21 e 18 secondi. Intanto fortunatamente si alza in piedi Di Maggio. Sospiro di sollievo per uno dei giocatori più in forma quest'oggi tra le fila pugliesi. Si asciuga il campo intanto. Provino parlotta con Paolone. Ne approfittano i giocatori biancocelesti per riordinare le idee. È ripreso il gioco, 8 minuti e 40 secondi alla fine del primo tempo, 11 Lazio, 8 Conversano. Corrado è arrivato a metà della scorsa stagione. Giorgevic, terzo tempo, fermato in maniera irregolare da Lupo, 9 metri. Di Marcello, Giorgevic, Corrado che riceve da Menna. Manovra veloce della Lazio, il gol di Menna. Bene la Lazio con manovre veloci orizzontali e poi i tiratori scelti, Doc come Menna e Giorgic, facilitano il compito della squadra di Pino Langiano. Tante scelte, tanti cecchini quest'anno per la Lazio, anche ricambi all'altezza, insomma tutto quello che mancava lo scorso anno sembra per questa stagione. Intanto segna il Conversano, ma Lazio subito pronta a tornare in avanti per cercare il gol nel numero 13 dell'incontro. Menna subito Di Maggio, vuole il fallo, lo ottiene, tiro di punizione.
per la Lazio. 22:42 sul cronometro, 12 Lazio, 9 Conversano, cronometro che si ferma a 22:45 perché c'è bisogno di altre operazioni con lo scopettone. Sono sempre occasioni queste per riordinare le idee, per magari approntare qualche schema da queste occasioni da fermo. Intanto già si prepara Menna, Corrado a sinistra per Giorgic, ancora Corrado che va da Giorgic, Corrado, la Lazio cerca sbocchi di Marcello, salta un uomo, ancora di Marcello affrontato da due, quindi torna da Corrado, poi Giorgic chiede di Sabatino da scalare, Giorgic va tutto da solo e fa bene perché siamo sul la Lazio sul più 4. Bene Lazio nel primo e nel terzo frammento di gara, ha sofferto soltanto dopo il primo time out. Bisogna continuare così. Fantasia marcata da Paolone, bravo il capitano a togliere una linea di passaggio agli avversari. Qui però c'è il fallo di Marcello e 9 metri per il Conversano. Prima però gioco fermo per le solite operazioni di asciugatura. 3:19 per la Lazio, 23 minuti. Secondi, quindi ne mancano 6 e 28 alla fine di questo straordinario primo tempo. Si stanno divertendo gli spettatori qui a Tor di Quinto, si stanno divertendo sicuramente anche gli utenti che ci seguono in via streaming e anche voi telespettatori che ci seguite dalle frequenze di Play Sport Silver TV, canale 71 del digitale terrestre. Lupo, Martino, Lupo, poi Di Maggio affrontato da Di Marcello, Lupo ha tentato un sottomano da Menna, poi attenzione, siamo all'ala destra, l'intervento di Corvino, ancora Corvino, il quinto tiro parato dal portierone biancoceleste. Menna fa passi, Menna, quindi occhio al contromedio del Conversano, qui di Sabatino si perde l'avversario, ovvero Vicenti, appena entrato, fa 13-10, Lazio 13, Conversano 10, 24-25 sul cronometro. Corrado, poi Giorgevic, Corrado gira, la palla arriva a Paolone che si accinta, Giorgevic, il gol del Lazio, 14-10. Ottimo il movimento del capitano Fabio Paolone ad accentrarsi e quindi a togliere un avversario al serbo che ha sfruttato l'occasione e ha realizzato il gol del 14-10. Giorgevic, capocannoniere di questa partita. 5 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo. La Lazio avanti di 4. In campo adesso Corvino, Giorgevic, Di Sabatino, Paolone, Corrado e Menna. Lupo, Lupo, posizione di centrale del Conversano, va sulla sinistra da Di Maggio, ancora Lupo, si chiude a Riccio, bene, molto bene la difesa della Lazio. 9 metri proprio il Conversano, Lupo, Lupo e poi la grande parata, forse questa è la più semplice, però attenzione, l'errore poi sul rinvio di Corvino e adesso sì che è una grande parata, eccola la grande parata di Corvino sul numero 15 d'Alessandro, ha rimediato un suo errore Matteo Corvino, gli è servita l'esperienza a Setúbal nella Lazio oltre a parare fa anche il preparatore atletico, qui il grande gol di Giorgevic, 15-10, si torna al massimo vantaggio, più 5, Lupo, Di Maggio, Corrado e poi arriva il gol di Di Maggio, 15-11, 4 minuti alla fine di Sabatino. La Lazio nonostante il vantaggio vuole accelerare i tempi, non si accontenta, vuole aumentare il proprio score. Corrado
che adesso si è posizionato sull'ala destra con Di Sabatino come volante. Alta la conclusione di Sabatino. Ignazzi trova subito Lupo. Quindi Di Maggio, la palla entra in rete, ha segnato Vicenti, la doppietta del numero 5. 26-45, fa tutto Paolone, che però centra Ignazzi, che dice di no. 15 Lazio, 12 Conversano, 3 minuti alla fine. Vitto, eccolo Lupo con la maglia numero 23, scambia con Vitto, maglia numero 9. Lupo fa rimbalzare il fallo, esulta Vitto che chiede lumi al proprio mister Tarafino. Vitto vuole spazio, lo vuole, lo cerca, e poi l'intervento di Corvino su Di Maggio, e poi dall'ala ancora la parata di Corvino, vuole chiudere l'attacco alla Lazio con questa azione. Menna, Di Marcello, 16-12, gioca in nazionale Di Marcello e si vede. Qui attenzione, un fischio dell'arbitro, l'approfitta Lazio con Di Sabatino, errore clamoroso del Conversano, 2 minuti per proteste. Numero 15 d'Alessandro, ottima chance per la squadra biancoceleste in superiore numerica, 2 minuti in più, entra anche Simone Langiano, gloria direttore sportivo di questa squadra. Ancora non si riprende a giocare, Langiano ha sostituito Fabio Paolone, infatti è Simone Langiano il capitano in questo momento. Mancano 2 minuti, quindi in pratica la Lazio giocherà quasi fino alla fine dell'incontro in superiorità numerica, 7-6. Le urla di Pino Langiano, che vuole assolutamente sfruttare questa chance per tornare alla più 5. Di Sabatino, Menna, Langiano, ancora Di Sabatino per Giorgevic. La parata qui di Ignazzi, c'è la prova a bloccare il passaggio, poi retrocede in difesa. 28-15, 1-45 alla fine, la Lazio con uno in più. Vitto, Langiano qui commette fallo, la spinta, ma ancora rigore la palla a Langiano, ma ancora in maniera fallosa secondo l'arbitro. 28-33, Lazio 16, Conversano 12. 1-20 in questo istante alla fine del primo tempo, la Lazio avanti più 4. Occhio va Di Maggio, che colpo Di Marcello, non riesce a trovare la palla, però poi subisce fallo dietro i 2 minuti i giocatori della Lazio. Forse l'arbitro li accontenta, vediamo un po'. Sì, 2 minuti, esce anche Vicenti, anzi Vicenti esce per i 2 minuti, anzi scusate, facciamo un po' d'ordine, a uscire per i 2 minuti è il numero 9, numero 9 Vitto, mentre Vicenti è uscito per far spazio ad Alessandro Giorgevic. Tutto alla fine, la Lazio sempre con uno in più, vuole far girare il pallone la Lazio, Giorgevic si aggrappa qui in maniera palese Gian Andrea, Giorgevic, Menna, Langiano, il pallonetto di Simone Langiano, 17-12, entra nel tabellino anche Simone Langiano. 35 secondi alla fine, più 5 della Lazio. Ora però bisogna stare attenti a quest'ultimo attacco del Conversano. Fine, bisogna rimanere sul più 5. Di Maggio, Langiano vuole coprire Martino, occhio che partiamo il contropiede ancora con Simone, e chiudiamo con il massimo vantaggio di più 6. E Langiano si fa anche male quando mancano 10 secondi alla fine. Massimo vantaggio per la Lazio,
18-12, sorride Langiano, nulla di grave, non c'è bisogno neanche dell'intervento del medico. Chiudiamo alla grande questo primo tempo, 1+6. Questa è una grande squadra, ci toglierà tante soddisfazioni dopo le sofferenze di un anno fa. 4 secondi alla fine di maggio. 3 secondi, 2 secondi, c'è un fallo dell'arbitro. E fischia la partita, però prima c'è un tiro franco per il Conversano, quindi il primo tempo ancora non è finito. Tiro franco per il Conversano allo scadere. Appena di maggio è il primo tempo. Tutti con le mani in alto, quelli della Lazio. Di Maggio, e finisce qui il primo tempo, grande prestazione di biancocelesti. Lazio 18, Conversano 12. A tra poco con i secondi, 30 minuti. Abbiamo adesso? Ok, aspetta per la TV, devo registrare per la TV, Quello questo è acceso? Sì. No, quello è acceso. Tutto bene? Cosa? Verso metà del pubblico, metà del pubblico. Pronti? Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Lazio e Conversano. Siamo sul punteggio di 18-12, la prima giornata del campionato di pallamano Serie A, prima divisione nazionale. La Lazio sta facendo un figurone contro il Conversano, una squadra che ha vinto l'ultimo scudetto nel 2003, che nell'ultima stagione ha raggiunto il playoff scudetto venendo eliminata soltanto dal Bressano, vice campione d'Italia. Insomma, una squadra di tutto rispetto, di grande tradizione, che lo stesso Langiano ha dato una corazzata, ed è proprio la corazzata che va in gol dopo 30 secondi. Siamo sul punteggio di 18-13. Nella Lazio in campo Simone Langiano, Menna, Di Marcello, Djordjevic, Di Sabatino e Corrado, con Corvino tra i pali. Ora la squadra pugliese con la maglia biancorossa, che attacca da sinistra verso destra, va in avanti con il Sergio Orecchia sulla destra, poi si torna a sinistra da Di Maggio. Di Maggio e Andrea Recchia. Andrea Recchia fa rimbalzare il pallone, cerca il pivot, non lo trova, trova Corvino che fa ripartire l'azione biancoceleste con Djordjevic nella posizione di centrale, con un 3 attaccato dietro la schiena. E va in gol Djordjevic, pure con la maglietta strappata. Si conferma sempre più il capocannoniere di questa partita, il serbo Djordjevic, 34 anni, veterano,
ha girato l'Italia in lungo e largo, anzi non soltanto l'Italia ma proprio l'Europa, un giocatore di grande esperienza, un campione, è arrivato quest'estate nella Lazio. Intanto però qui bisogna stare attenti di Maggio perché Menna non lo copre e segna il gol delle 19-14. 2 minuti e 5 secondi di questo secondo tempo, avvio vibrante alla ripresa, come è vibrante tutta la partita, lo sanno bene gli utenti che ci seguono sulla pagina Facebook di Presport, che si stanno godendo questo spettacolo in diretta streaming, e lo sanno anche i nostri telespettatori di Presport Silver TV canale 71. Occhio al contropiede del Conversano con la rete di Sergio Orecchia. 19-15, Corrado, poi Menna, Simone Langiano ancora in campo, il vice capitano della squadra, dal pubblico le urla di Pino, dalla panchina Menna, fa passi Menna, protesta con l'arbitro, riparte la squadra pugliese con Recchia che accelera, il pivot fa blocco e il Conversano rimedia una punizione, la Lazio recrimina per un passi, ferma il cronometro l'arbitro, c'è da asciugare il parquet di via del Baiardo. 3 minuti e 15 secondi, Lazio 19, Conversano 15, la squadra ha perso 2 gol di vantaggio rispetto alla fine del primo tempo. Parlottano i giocatori del Conversano, hanno in mente uno schema. Andrea Recchia se la prende un po' con Lupo, ecco Andrea Recchia in posto su riparo, scambia proprio con Lupo, Recchia attento, Menna al centro della difesa che va a coprire gli avversari, adesso si attacca sulla corsia di destra con l'inserimento centrale di 19 Lazio 16 Conversano. Intanto Giorgio ci ha perso definitivamente un numero, lo vedete, adesso riceve il pallone però Giorgio, c'è soltanto l'uno attaccato dietro la schiena, si è perso il 3. Corrado, Menna, Menna, eccolo il serbo, murato da Alessandro, muro spettacolare, però la Lazio insiste, non demorde, ha sempre 3 gol di vantaggio, minuto 4 e 15 del secondo tempo, Lazio 19, Conversano 16, Giorgiovic ha cercato l'inserimento centrale, Corrado fermato, bloccato in maniera irregolare dalla difesa del Conversano, 9 metri per la Lazio, cronometro bloccato dagli arbitri, i signori Cozzola e Manca, 9 metri per la Lazio, intanto Di Sabatino fa tutto il campo perché è stato richiamato da Pino Langiano, al suo posto rientra il capitano Fabio Paolone che si posiziona sull'ala destra, una fascia inedita per lui, di solito gioca a sinistra, a sinistra invece c'è ancora Simone Langiano che riceve adesso il pallone, Menna dice di far girare la palla ai suoi, viene accontentato Corrado, affrontato da 3 uomini addirittura, subisce fallo, Menna, Menna, spazio per il tiro vincente di Salvatore Menna, siamo 20-16 per la Lazio, 4 minuti e 50 secondi. La risposta del Conversano però, la mira di Recchia è sbagliata, ne approfitta la Lazio che riparte velocemente con Corrado, anticipato però Menna, Corrado lo butta giù in maniera fallosa, si prende i 2 minuti Corrado, ora è la Lazio in inferiorità numerica, giocherà per 2 minuti soltanto con 5 uomini di movimento. Incoraggiamento da parte del pubblico che incita la squadra di Pino Langiano.
Adesso è un momento di sofferenza di Maggio. Lupo affrontato da Menna, sfondamento di Lupo, punizione per la Lazio che deve giocare ancora per 90 secondi con un uomo in meno. Paolone rallenta il gioco, Fabio Paolone sapientemente per Menna, riceve Paolone, adesso ha cambiato ancora ruolo il capitano della centrale, si scambiano i ruoli proprio con Di Marcello. Menna tenta l'inserimento, braccata in maniera fallosa dal capitano ospite Fantasia, 9 metri per Lazio. Menna, terzo tempo, ha chiuso il numero 23 Lupo con un ottimo muro difensivo. 20 Lazio, 16 Conversano. Di Maggio, Vicenti è pronto Corrado a tornare in campo, stanno scadendo i due minuti, però ancora il Conversano. Di Maggio, bello il lavoro del pivot del Conversano, ma ancora migliore la risposta del portiere Lazio, Giunta che sostituisce Corvino. Giunta arriva dal Fondi, e un altro neo acquisto targato Simone Langiano in campo in questo momento, riceve il pallone, però un leone anche da scrivania, perché lui, il direttore sportivo che ha costruito questo, risponde con il piede il portiere del Conversano. Anche il Conversano ha cambiato il numero uno, adesso è in porta Di Caro che ha sostituito Ignazzi. Menna affrontato da tre uomini, trova addirittura spazio per